Beh, ragazzi, io direi che è passato anche abbastanza tempo. Andiamo. Record treat 2. Let's freaking go. Sembra che il mondo sia fatto a pentagono. Viva l'inferno, il pericolo umano. In mezzo a sta gente giuro sempre un angelo. Queste persone sono fatte di urani. Sono da solo, quando mi impari mi sento strano. Truia dentro le mie paranoie. Ombre non mi lasciano la notte. Tremo, credevo di essere forte. Ma è il cervello che spesso mi fotte. Qua puntano solamente a chi esce proprio i punti deboli. E non voglio più nasconderli. Strigo i denti fino a romperli. Questo film non dà speranza. Abbiamo già un finale scritto. Provo a cancellare l'inchiostro. Il mio cuore rimane ferito. Una guerra, un continuo conflitto. Tra ciò che penso e tutto ciò che dico. Mi consigliano di stare zitto. Proprio non riesco a stare zitto. No, no. Yo, what up? Cosa cazzo succede? Let's fucking go. Questa era l'energia di cui avevo bisogno. Allora, partiamo innanzitutto. Innanzitutto, concordo. Volevo dire giusto due cose. It mi è piaciuto un sacco, a parte il build up, e poi che non è partito subito, perché di solito le produzioni, capito, fanno il build up e poi parte subito il beat. Invece c'è stato quell'attimo di attesa che ti fa mancare un attimo il sospiro e poi parte. Mi ha ricordato una drums molto stile Glow, Chief Keef, Drill di Chief Keef, in quello stile là, mischiata con un po' di Rage. E ci sta di brutto perché a me piace quella vibe. E poi mi piacevano un botto all'inizio del brano i così sotto. Come si chiama? C'era una... delle strings che erano un po' sotto, un po' subdole. Subdole nel senso che stavano un pochino sotto anche rispetto alla voce. E niente, poi mi è piaciuta molto anche l'energia del grande Mr. Matteo King, complimenti per la production. Mi è piaciuta molto l'energia anche a livello vocale, sia le linee melodiche che tutto. Cioè, c'era presenza, c'era spirito. Infatti la prima cosa che ho pensato è questa live, bro. È vasto. Perché forse non l'ho sentita bene, devo dire. Un attimo a risentirla. Così. Sembra che il mondo sia fatto a pentagono. Viva l'inferno, il pericolo umano. In mezzo a sta gente giuro sempre un angelo. Queste persone sono fatte di urani. Sono da solo, quando mi impari mi sento strano. Truia dentro le mie paranoie. Ombre non mi lasciano la notte. Tremo, credevo di essere forte. Ma è il cervello che spesso mi fotte. Qua puntano solamente a chi esce proprio i punti deboli. E non voglio più nasconderli. Strigo i denti fino a romperli. Questo film non dà speranza. Abbiamo già un finale scritto. Provo a cancellare l'inchiostro. Il mio cuore rimane ferito. Una guerra, un continuo conflitto. Tra ciò che penso e tutto ciò che dico. Mi consigliano di stare zitto. Proprio non riesco a stare zitto. Altro che te, Edua. Il VAR può confermare. It. No, bella, a parte sì, veramente bomba. Mi è genuinamente piaciuta un sacco. Cioè, tutta. Oh.
Che succede? Che succede? Mi è genuinamente è piaciuta un sacco. Beh, io direi. E questa era solo la. Era solo la intro. Era solo la intro questa. Adesso la prossima è L&D featuring Lenji e Cringe. Lenji penso me l'hai fatto sentire su SoundCloud, però ovviamente non mi ricordo niente. E quindi. E quindi niente, è sempre bello scoprire cose nuove. Quando sono in tuta, effetto sorpreso, ho messo il cazzo nella zucca. Io penso l'ex mentre sale le scale. Sai che queste streghe possono farmi del male. Ma una pozione io mi trasformo in incel. Vedo la sua faccia però la vedo in pixel. Ora buchi neri al posto delle pupille. Sto per vomitare e dico perfetto Inter. Perfetto. Lontano da noi. Devo dire, ci stava. Allora, bomba anche questa, ovviamente. Super bomba. Però, cioè, sì, non mi veniva da rageare. Perché era comunque una vibe che ci stava. Era. Però, bro, cioè, Cringe era quello. Per me è stato l'highlight del brano. Insieme alla produzione. Più che altro, secondo me, anche il ritornello ci stava. Però, capito dove? Bell'Ale. Com'è, ragazzi? Di nuovo, ragazzi. Ma quanti applausi volete? Fucking go, let's fucking go. Bella a tutti. Cioè, dopo la strofa di Cringe, il ritornello ha aiutato ancora di più perché cioè, ti ha alzato l'energia e poi quanti. Bomba. Highlight Cringe. Non ho sentito Lenji dove stava. Esatto. Cioè, Domi, fino a prova contraria. Arrivi, sapete nascondere molto bene. Poi, vabbè, non vabbè. Basta qua. Comunque bomba, mi è piaciuto un botto. Super produzione, Cringe a... Mi spiace Bruce, ma qua devo dire, ti ha outshinato. Ha spaccato di brutto. E niente, bomba. Aspetta, voglio risentire quel pezzo quando è... Vivo nella trap, vivo... No, piano. Ti mettiamo in una bara. Ma perché per altro secondo me è figo, cioè il mix così gli dà ancora più valore perché è sporco, tutto distorto, ma poi a un certo punto entra pure la vocina
tipo picciata doppia sotto, figata. Lontano da noi. Ciao, lontano da noi. Non ci lasci scelta. No. Sta a fare la merda. Lontano da noi. Ciao, lontano da noi. Comunque sì, per me è l'highlight cringe totale. Top. Oh, due hit. Più che altro la roba figa è che è un mix di sound. Let's fucking go. Mescon con Gianma. Sempre prodotta da Mr. Matteo. Entirely produced by Mr. Matteo. Vivo nella trap, vivo nella mia palla. Ho dei pochi friends, ero rotto e di scarsa. Puoi leccarmi il culo, non mi ha mai convinto nessuno. Tutti le ma ci guardano mentre fumo. Ma vi stanno male come se fosse un reato. Bella, vediamo bella. Gli zombie schi mi chiamo dall'indiano. Solo perché è tardi, appena chiuso il kebab bar. Street porto up in slime. La nostra coscienza è sporca come quella Sprite. Giù le maschere, perché non mostri la tua real life. Zero chiacchiere, quelle le marciava a carnevale. Se Matteo manda vocale, vuol dire vittoria reale. Faccio uno strappo. Mi piace perché tipo il beat mi dà un po' di vibe NBA Youngboy, però con lo stile di Bruce. Grazie, poi c'è Roma con Yangare. Nuovo conto da ballare, nuove scarpe da abbinare. Già mi aspetta la bibi, rap ancora aspettare. Devo solo osservare come sta cambiando il mio posto prenaturale. Tiro le tre carte, ho fatto jackpot. Se non recupero la chiave, so che devo stare attento. Ti ha sempre il mio nome in bocca. Ti ho rubato la battaglia, neanche te ne sa accorto. Se a casa vuoi a me, se vuoi risolvere le cose, devi riconoscere che non sei la testa. Che la nozione è ingiustificabile. Avere me per lei, ma non è questo già chiuso con le puttane. Io non mi resta da respirare, quindi fuori. Cioè, se Lazza cantasse così, sarebbe tipo il mio artista più ascoltato di sempre, sempre. Perché so che devo dare il meglio di me. Se mi chiamo da me ha solo senso pure no. Il mio istinto mi pressa la testa, dice no. Bingo jackpot quando ti levo il lip gloss. A volte è sempre un quadro mono impressionismo, yeah. Ho giocato dopo e passo da next. Vuole comprare da me perché sa che sono il big dog. Cosa conti ci ti ha già visto. Un altro passo falso potrebbe costarti il rischio. Se la pensavi fosse stato più facile, yeah. Non posso cambiare quindi volterò le pagine. Mi butti come un pacco, non è letto. Che figata, cioè figata molto particolare. Mi ha ricordato appunto, come dicevo, lo stile NBA Youngboy-esco, come tipo questo tin-tin. Però poi cioè, ha switchappato un botto di volte. Cioè io adoro questi brani dinamici, sia vocalmente che a livello di produzione. È proprio è un caos, ma un caos ordinato, un caos ben strutturato. E che ti fa, bro, cioè ti fa vibare, mi fa un botto gasare. Bella anche questa, ho apprezzato anche questa. Anzi, vabbè sì, dai. Comunque, cioè, appunto, ripeto, la roba figa che mi piace di queste produzioni di Matte, di Mr. Matte, è che appunto è partita con una roba la Young Boy e poi comunque il brano si è evoluto e poi è ritornato un po' all'inizio, ha fatto un po' un ciclo completo. E poi vabbè, Bruce e Gianma ci slidavano sopra, veramente ottimo. E poi comunque anche il beat, il mix, che comunque Bruce diceva che ha dovuto fare in poco tempo e alcuni non era soddisfatto. Secondo me ci sta, perché comunque si sente bene, la roba è punchy, però c'è allo stesso tempo quello sporco, quel grattato che dà anche il suo fascino, anche di sporco. E complimenti anche a chi ha fatto la grafica del progetto. La grafica del progetto top. Amore psico con One Mess. Qua c'è un po' di gente a produrre. Baby, tu mi dai alla testa. Non so come fai a dimenticare. Dicati di me. Fingere so chi è tra noi, so chi non va bene tra noi. Sono stanco dell'amore psycho, yeah.
ero pronto a scocitare un piano. Per fortuna è bastata una stretta di mano. Piacere a Giuseppe, sai chi sono un rapper. Questa frase ha suscitato subito un terrazzo. Parlare a sta qui, non mi basta tu e ci. Fammi scoprire quanto cazzo siamo simili. Sappiamo le vedi che sono compatibili. Sappiamo mostri che sono pronti a uccidere. I fuck with this vibe. Ragazzi, ma qua, cioè, a quanto, ma so che non è facile, perché anche per me non è stato facile, ma quanto è bello trovare una ragazza, poi magari non dico che durerà per sempre, anche solo avere quella roba di bella per Ibiza, brother. Ma grazie, bacioni veramente. Ma ti faccio un balletto qua. Sarà per te, brother. Comunque, scavare, il conoscere, poi magari non siete neanche compatibili, però capito, quel gusto là del mistero, del capire, del non capire. Poi se te la trovi pure, c'è cioè quella sintonia crazy, bro, un altro livello. Non so che andare, cala cazzo, su disco a passare la lingua in bocca, chissà dove cazzo è stata prima. Anche la tua dove è stata, perché va via, vai. Le tue gambe nelle spalle, quelle che spesso volti quando soffri, quando prometti di nuovo che non torni, se non torni sarò io a correre da te. Perché una come te non la trovo più. Preferisco stare solo se non sei tu. Sei l'unica con cui apprezzo la manicure. E tu mi dai alla testa. Non so come fai a dimenticarti di me. Fingere si occhia tra noi. Sai che non va bene tra noi. Sono stanco dell'amore psycho, yeah. Sono stanco, baby non guardarmi. Vorrei dirti che mi manchi ma ti dico che mi manco. So che sono un bastardo, ma quando mi avvicino io da te vedo un distacco. Non voglio che io sia solo un altro, no. Non sarà mai uno qualunque, ma l'unico a diventarlo. Posso essere migliore, sì. Sai che posso farlo, sai che posso farlo. Ma tu, dimmi ogni cosa. Spero che tu non sia solo. Allora, può essere perché Spotify si appoggia su Genius. No, forse Apple Music si appoggia su Genius, ho sbagliato. Mi sa sia Spotify che Tidal si appoggiano su Music Match. Io so che Tidal è su Music Match. Se non sbaglio, anche Spotify. Un'altra troia, ti sei già stancata. Ma è passata solo mezz'ora. Baby, no, baby. Vorrei viverti di più, ma questa è un'altra storia. Tu mi dai, bro, alla testa. Che cazzo di melodia hai preso? Non so come fai a di me. Hai preso un ritornello pazzo, bro. Fingere si occhiai tra noi. Sai che non va bene tra noi. Sono stanco dell'amore psycho, yeah. Bella questa. Bella, bella questa, molto bella. Top 2, top 2 finora. Insieme a top 2, la mia preferita questa. Bella, molto bella questa. Più che altro, bro, hai preso una linea melodica adesso, o magari l'hai copiata ed è una più tipo storica, famosissima. Infatti, sentivo la voce femminile, immaginavo fosse o lei o comunque un'altra ragazza. Molto bella, bro, molto bella. Baby, tu mi dai alla testa. Questa secondo me è da spingere, bro. No cap, questa è da spingere anche su TikTok. C'è il brano giusto, secondo me è da spingere. Minchia, bro. Grazie per i beats, brother. Grazie mille, spero tu non stia riciclando del denaro. Che se lo stai riciclando, ragazzi, io non c'entro niente, veramente. Ci siamo messi d'accordo prima. Non ci siamo messi d'accordo prima. Quindi, grazie mille, ragazzi. Un applauso sempre per voi, perché siete qua fottutamente. Cazzo, nella fucking stream Halloween Special Streamers Warrior Top 2. Tra l'altro, c'ho anche qua una cosa scollegata, perché la devo tutta sistemare. Se no, avreste sentito una raffica di This is a Certified Hood Classic di fila. Delle trombette a non finire. Vabbè. Comunque andiamo avanti. Horror con Ocean. Sgranchisco un po'. Non so se qualcuno ha riscaldato da bere. Si beve un po' d'acqua così si rimane idratati e il cervello funziona bene. Quando siamo idratati. Bella lì, cioè. Continua a spingere hard, cazzo. Adesso questa horror che l'ho sentita nominare spesso. In chats.
Poi non so se parlavano ancora di un'altra horror ancora, perché non... Ocean... Non mi ricordo se era lui l'altro artista che citavano per horror. Perché questa è stata citata, quindi sono curioso. Questa prodotta sempre... No, Bruce Colocasio e Says the Kid. Ok. Invece, scusami, Amore Psycho, da chi era prodotta? Sono curioso. Sì, un po' di gente. Alla Wise. Baby, tu mi dai alla testa. Bro, è una hit da far spingere su TikTok. Secondo me ci sta di brutto. Bella, bella le drums, bella. Horror, let's go. Se mai dovessi venire in Sicilia, volevo fare una studio session con voi, raga. Yeah, ti voglio accanto alla fine del mondo. Yeah, la nostra vita è sempre stata un horror. Che sai dei miei guai? Non do mala, nai. Solo tu mi fai stare in piedi. Solo tu mi fai stare in piedi. È da un po' che non dormo, non vedo gli occhi gonfi come quelli dei tossici. Vorrei cambiare nano benzina, colpa degli antibiotici. Yeah. Ora sono un vampiro, chiudi quella finestra e sole mi dà fastidio. Vorrei stare nel buio del tuo corpo, nel mio. Mi fai uno strano effetto, è un continuo delirio. Per stare dentro il corpo tuo dimentico il mio. L'hai visto tu qualcosa nei miei occhi e non io. Mi vuoi vedere bene, quindi vieni vicino. Qui sto creando solo un finale alternativo. Hai genita XX e Cypher. E mi vuole solo nelle sue gambe. Non ho capito cosa ha detto, cioè cos'è la rima sull'XXL Cypher, aspetta. Il corpo tuo dimentico il mio. L'hai visto tu qualcosa nei miei occhi e non io. Mi vuoi vedere bene, quindi vieni vicino. Qui sto creando solo un finale alternativo. Regini da XXL Cypher. E mi vuole solo nelle sue gambe. Non ho risposte, quindi non farmi domande. Baby boy son, baby boy son. Ti voglio accanto alla fine del mondo. Yeah. Ha spaccato Ocean, eh. La nostra vita è sempre stata un horror. Che sai dei miei guai? Non do mola, nai. Solo tu mi fai stare in piedi. Solo tu mi fai stare in piedi. Hey yo. Hey yo, hold on. Troia resetta del time. Ho chiuso con le bussane. Resco solo con le slime. Tutti puoi solo guardare. Yeah, yeah. Anche qua, Uria, prima metà mi ha gasato di brutto Bruce con le linee melodiche. Seconda metà, bro, quando è entrato Ocean ha spaccato tutto. Aspetta un attimo. No, bro, chill. Non voglio spoilers. Comunque, molto bellina anche horror. No, mi è piaciuta molto. Cioè va giusto all'inizio, soprattutto in Bruce, il mix della voce è un po' alto, però al massimo quello si risistema in futuro. Però bella, mi è piaciuta. È stato un oro, che sai dei miei guai, non do mola, nai. Solo tu mi fai stare in piedi. Solo tu mi fai stare in piedi. Bello, capito, mi fai stare in piedi, tutti in piedi, cazzo. Tutti in piedi, fatti il buio. Troiare senza del time. Ho chiuso con le bussane. Resco solo con le slime. Tu ci vuoi solo guardare. Yeah, yeah. Sto meglio così. Ho una nuova scelta. Guarda come brilla. Yeah, yeah. Ah,
stata. Il VAR conferma. Il VAR conferma che era hard as fuck. Bomba, 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 bomba anche questa. Mi è piaciuta di brutto. Bella, bella. Più che altro sì, le parti melodiche tipo l'inizio di Horror, Amore Psycho. Sì, è un po' tipo... Oddio, sembra poter dire un'eresia. Però per dire, è la roba melodica con cui fotto io. Perché a tratti, ma proprio lontanamente come mood, mi ha ricordato un po' Sirio. Però Sirio di Lazza era troppo... pulitino, troppo tutto così, cioè invece così sporco, dirti, anche con le melodie tutte grattate, graffiate, molto figo, molto figo. È la mia shit, cioè questo per me sono le canzoni d'amore. Let's fucking see. Ok. Madpods, ok. Iva cuccia te guardami sai, i vea quando mi parte. Io non so perché, mi fa andare a dare. Ho le ansie in una cartina, colpiscono di prima mattina. Mi chiedono come fai, vorrà sapere. Mica, bene. Scusa la infetta un cleanse. Fai la spalla, ucciderai un tuo collega. Penso al giapponese, sapina non con la band. Usciamo messati nel tinello di diversi. Puta che stoccano che c'è cachè. Non le dai fiori, si lei da me. Ho creato un mondo, nessuno il suo re. Brusso le bro, la metto da tre. Nel picnic, non foto con questo pick me. Le dio come quando scopro che esiste. Le dio come quando vedo gli spiriti. Yeah, on glow up, on glow up. Lascio tutti dietro di me. Questo effetto molto Astroworld, tipo, non mi ricordo, forse in Stargazing c'è questo, no, forse in Sicko Mode, però ci stava, ci stava. Che poi chi è? Che poi chi è Ibakusha? Comunque hard as fuck. No, scusate, non volevo... No, non volevo missare l'attacco di Uria. No, cosa volevo dire? Cioè, questo effetto tipo così, tipo, mi dà l'effetto tipo questo suono, come se fosse tipo una frusta, però tutta tipo a 8 bit di qualche gioco, magari dei vecchi Indiana Jones, videogiochi, come si chiamano, le avventure grafiche. Non lo so, mi ha dato quella vibe là, sentendolo. Non voglio missare l'attacco di Uria. Se non porto senza benzina, metto fuoco ed un flow che spinna. Si mangia un guattino, la locomotiva. Qua come mi gira, faccio muovere tutto se mi va. Che busto le pezzi di via, che puoi restare fermo ad ammirare. Yeah, Rex non mi controllo, come fosse un piatto brown. Sono sempre caldo e scotto. Tu al massimo puoi metterti in un angolo, mentre passo nel transito. Le dice che c'è un fascino un po' magico, un classico. Mi porta nel suo attico, la carico, la scarico. No, oh. Cosa è successo? Esploso tutto. Dove eravamo? Let's go, continua, riprendiamo l'acqua, l'acqua. La macchina, se non porto senza benzina. Metto fuoco ed un flow che spinna. Si monta un guattivo, la locomotiva. Qua come mi gira, faccio muovere tutto se mi va. Che busto le pezzi di via, che puoi restare fermo ad ammirare. Yeah, Rex non mi controllo, come fosse un piatto pronto. Sono sempre caldo e scotto. Tu al massimo puoi metterti in un angolo, mentre passo nel transito. Le dice che è un fascino un po' magico, un classico. Mi porta nel suo attico, la carico. Ma poi c'è tipo una chitarrina sotto, tipo una specie di chitarrina elettrica. Hit totale. La scarico, vai. Non posso mettere fermo, non foto con la vibe, ti chi ruba tempo. Non foto con le lights, non foto con lei, no. Voglio stare nel mio, perché gioco meglio. Voglio iPhone, mi tosto con lo schermo. Voglio ghiaccio, mi così mi raffreddo. Pure quando ho freddo, che brucio dentro. Io vado a cuscia adesso, che vivo meglio. Io vado a cuscia, te guardami sai. I miei quando mi par. Io non so perché, mi fa andare a dare. Comunque posso dire, Bruce, stai tanto un botto di ritornelli in sto progetto. In una cartina, colpiscono di prima mattina. Anche Uri ha spaccato molto qua, mi piace. Non come fai, vorrei sapere. Comunque, chi ha trovato quel suono più... Cioè, bro, sposami. Sposami, dai, cazzo, dai. No, troppo, cioè, troppo forte, ma come l'hai trovato? No, a parte tutto, aggiungerei già il progetto nella mia libreria.
Oh, tutte hit, eh. Non c'è mid. Non c'è mid. Dove magari non hitano al 100%, comunque ci sono delle robe strane e interessanti, tipo un LDN. Già non mi ricordo cosa dice. Vabbè. Poi risentiamo al massimo. Bomba. Mi è piaciuto un botto. Molto. Cioè, qua. Spettacolo. Più che altro è figo anche perché è bello variegato. A un certo punto stavo dicendo, ma è finita la rage? Invece no, mi state accontentando. Questo è proprio da Mentus. Mentus? Ok, questo mi dà Halloween vibe. Let's go. Cazzo da gotica, intimo color pelle. Standard la scopata. Se fa l'influencer, mi fissa lo sguardo mentre si riveste. Se lo scopre il tuo ragazzo, calze da gotica, io non c'entro niente, non riesco a capirla. So che vuole la mia, però si comporta come fosse mia figlia. Entro a letto pulito, esco con i polsi slogati. Bro, mica sti produttori di sto prodotto fuori di testa, illegali. Porco Giuda. Tanto perché siamo due disturbati. Ma non so il giapponese, vero siciliano, in ogni buco la ricotta. Le riempio la fascia, troia l'ho rifatta grossa. Mossa, ogni foto nostra. Fai l'alternativa se l'alternativa ad altri. Dici che ascolti i punk, ti sgamo mentre ascolti i Tyler. Anch'io sono un creatore, quindi succhiami le palle. Ammetto, senza lei la vita sarebbe stressante. Ok, venendo a prendere c'è il laser sulle lame. Non siamo in Giappone, baby, ma c'ho due katane. Ho preso il nuovo double cup, I'm putting up some lean. Come un cioccolatino mangiamo la tua pizza. C'è la roba figa anche, scusate se interrompo ogni tanto, è che cioè, la cosa che mi piace è anche l'attitude. Cioè, molto spesso quello che mi blocca è l'attitude, perché non c'è al 100%, oppure sembra che dici le cose perché sono le frasi catchy o boh, che dicono anche tutti gli altri rapper, anche americani. Le traduci e un po' fai... Però cioè, si sente se non sei investito. Qua invece è tutto embodied, è tutto preso, catturato dentro e interpretato. Magari poi capito, ovviamente non immagino, cioè vabbè, non so per quanto di sta roba sia vera, però alla fine è come un attore, cioè nel senso, l'avete fatta vostra, è come un, siete dei fottuti di Capri, avete fatto vostra la shit, la trasmettete e interpretate bene, mi piace. Sto con Bruce Loren, questo tricordito. Vendo le Buddha e la metto smash e la Yodok. Si può verso uno spius, non si sente più il cervello. Allaccio le Rix con i tubi della Flebo. Martice sta spinnando sotto i dogs. Ho la lama bicciata. Cazze da gotica, intimo color pelle. Standard la scopata, se fa l'influencer. Mi fissa lo sguardo, mentre si riveste. Se lo scopre il tuo ragazzo, io non c'entro niente. Non riesco a capirlo. So che vuole la mia, però si comporta come fosse mia figlia. Entro a letto pulito, esco con i polsi slogati. Gode no, così tanto Mentus. Perché siamo due disturbati. Let's go. Bellissima anche questa. Hey. No, anche questa è super hard, super cocky, super confident. Mi piaceva la vibe che dava. Poi super rosso, super. Mi stanno piacendo un botto le produzioni. Questa era forse quella più halloweenesca, che mi dava più live, più vibe Halloweens. Però cioè spacca. Mi è piaciuta un botto l'attitude, le performance, l'energia del brano. Veramente figata. Cioè quando dico che sta roba ci fotto, cioè allora, se ci metto i cuoricini soprattutto se ci metto i cuoricini a fianco alle tracce vuol dire che è shit che mi riascolterei questa, non che, perché spesso magari una roba mi piace ma dico cioè sinceramente io ma però ragazzi cioè veramente
ci fotto pesantemente con sta roba. Cioè, proprio mi piace perché poi è uno stimolo continuo. Cioè, sono proprio fighe. Cioè, sono proprio fighe le produzioni, le performance. Il brano di per sé è proprio figo. Cioè, ti piglia bene. Fucking go. Vediamo. Siamo già all'ultima traccia. Ne avrei voluto, essere sincero, un minimo altre due. Vabbè, vediamo un po'. Rosso Apa con Smokey. Bella Mentus, guarda bastardo, è rimasto fino alla sua traccia e poi se ne scappa. Cioè, ma come si fa, Mentus? Ma come si fa? Comunque, scherzo, divertiti, una bella... passati una bella serata. Le Valorant, accendiamo i led. Yeah, yeah, butto il tuo corpo alla cara. Sogno in via Macheda, mangiando cibo di strada. P.I.P.S. non disturbateci. Non sono ostacoli per noi. Entro nei tuoi sogni come Freddy Krueger. Lei chiama mio phone ma non sono Uber. Qualcuno morirà perché siamo shooter. Rosso APA, vedo sangue ovunque. Cos'è house, mi chiamano lazy. Sì, immagino come, come l'ha detto Smokey, come ha fatto il rosso APA, ho capito, la rossa Palermo, cioè qua. Attenzione. Gente pericolosa, attenzione cazzo. Silendo chiunque come un fucking driver. Le mie dice non mentire, you a fucking liar. I miei cestini di sangue perché sono designer. La mia lama è più grossa per queste house. Sono APA and I'm looking for your balls. Come questa lei e mi sento Jason Vares. Ok, l'ammazzo anche se non vuole. Come in NBA mi sento su fucking tale. Anche APA si rivede chi non muore. Bella, bella, sì, infatti ho letto Prod Bruce e Never Again. Anche questa bomba, anche questa bomba. Questa proprio, mi sono immaginato, questa è da videoclip. Cioè questa è proprio da girarci i videoclip e roba del genere. Mi ha dato vibe tipo MDMA. Non un videoclip uguale a quello. Un mix tra tipo Jennifer Buddy ed MDMA come video. Poi io non so un cazzo di video e direzione creativa. Quindi I don't fucking know. Però questa è proprio quella che mi ha dato più vibe da videoclip. Ci starebbe, ci starebbe. Oh bro, cosa ti devo dire? Cioè hai deliverato, hai deliverato, hai deliverato. Già lo sai che quando una roba mi piace o non mi piace, cioè si vede. Praticamente tutte bombe, alcune me le voglio risentire bene, tipo LDN. Però cioè ci sono stati degli highlight molto alti, come appunto Tot 2, Amore Psycho, Horror, Ibakusha, Gotica, cioè sono stati veramente alti, 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 come alti. Però quelle sono state le mie preferite, quelle che mi hanno colpito di più. E poi mi sono piaciute anche le altre, però quelle di più, perlomeno, primo ascolto. Mi hanno dato subito il feel, anche perché non è una roba che già, cioè, toccavi già le mie corde. Complimenti a tutti, ragazzi, complimenti a tutti, veramente. Avete fatto un super lavoro. Mettete, secondo me, tranquillamente, tranquillamente, mettete il pesce in bocca a tanti artisti. Perché c'è energia, cioè proprio la qualità della musica. Poi magari, ok, sì, magari il mix, alcune cose sono, si possono un po' ripulire. Ma anche quello bello, l'effetto sporco. L'effetto sporco, non, cioè tutto troppo pulito alla fine rompe il cazzo anche. Però io ho fatto di più con sta shit. Però veramente, secondo me c'è tanto talento e niente.